Ciao ragazzi, che cos'è oggi? Che cos'è oggi? Qual è il Sì. tempo? Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Che dovevamo dire? Ciao ragazzi! Come butta? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sì. Che video è questo qua? Che video è? Praticamente noi abbiamo visto. Non è vero niente, non abbiamo visto Abbiamo nulla. visto mo molto poco, molte poche scene dell'E3. In questo video vogliamo parlarvi di alcuni titoli annunciati proprio all'E3. Esatto, quando noi diciamo abbiamo visto le cose dell'E3, cioè i titoli annunciati dell'E3, in realtà li abbiamo visti dopo, Sì, cioè, magari sì. post-E3. Come sarà strutturato questo video non ha importanza perché, Perché non avranno struttura. esatto, semplicemente parleremo di quello che abbiamo visto e abbiamo letto. Sì. Diamo, non di tutti i titoli perché altrimenti Sarebbe un video di non basterebbe la batteria della videocamera e nemmeno la memoria. 24 ore all'ingiorno. Però parliamo di quelli che magari possono suscitare più interesse nei nostri confronti. Bravo, e anche nel vostro probabilmente. Forse quelli un po' più Se importanti, avete i però. gusti simili ai nostri, Esatto. probabilmente sì. Un titolo di questi che secondo me a noi piacerebbe tanto dover, cioè, Dovremmo, poterlo ok. giocare. Ma che probabilmente lo giocheremo grazie ai soldi al suo costo. Può essere o no. E anche perché non abbiamo la console, che è Gears Ah, 4. ok, ci siamo. Gears 4 noi abbiamo visto soltanto che c'è un multiplayer, come è Sì. normale che sia, come è Ovviamente. successo in tutti gli altri Sì. Gears. E ci saranno delle nuove meccaniche di gioco. Bravo. Meccaniche che possono essere divise, tra virgolette, come armi nuove, che poi non sono meccaniche armi. Armi nuove e proprio meccaniche di gioco, quindi io praticamente mi sto incartando da solo un coglione, perché Abbiamo soltanto visto il multiplayer di Gears of War 4, le meccaniche. Sì. quindi della campagna non ne sappiamo una Non ne merita mazza. tubo. Soltanto il video demo di qualche anno, Sì, forse l'anno io scorso. proprio della campagna ho visto sì e no 5 minuti all'E3 che Dell'anno c'era. No, scorso. no, di Ah. quest'anno, che ero proprio così scazzato, e c'era una ragazza, ora non so se fosse comunque, penso, di una programmatrice, non so che cosa, che proprio stava giocando là sul palco davanti a tutti e sembrava figo, però solo 5 minuti ovviamente non posso dare un giudizio così tanto completo. Però abbiamo visto il multiplayer. Sì? E nel multiplayer ci saranno nuove armi, nuove mosse, Esattamente, nuove nuove meccaniche. esecuzioni che in Bravissimo. Gears of War sono, diciamo, il marchio di fabbrica di questo Il gioco. pupillo. Le nuove mosse cosa sono? Nuove mosse per coprirsi e attaccare il nemico mentre che sei tu coperto e lui coperto. Ad esempio lo puoi acchiappare tipo dalla schiena o dalla testa. Puoi saltare su una copertura e dare un calcio mentre che salti, per quello che abbiamo visto, sì. E poi non ricordo speciali, diciamo così, meccaniche. Ricordo alcune armi, come ad esempio la lancia dischi. Che dischi, come cazzo si chiamano? Le seghe rotanti, lancia seghe rotanti, ecco. Che rimbalzano pure sul muro e quindi possono fare forse danni doppi. Sì, un Sempre casino. rimbalzano. Ring 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 ring, balzano. Ring ring. Cose fighe. Cose fighe comunque, perché Cose fighe, comunque. cose belle, cose carine e cose molto costose. Ah sì, Bravissimo. abbiamo visto una cosa che magari ci ha fatto anche un po' storcere il Questo, naso, il storcendo. mio quello piccolino, Sì. che era lo spacchettamento delle Sì, c'erano armi, delle delle cose, card, dei vestiti. Io non non ho sappiamo capito. nulla, Quindi, sì. siccome ora c'è sta moda di spacchettare o qualsiasi cosa, Ok, non sappiamo come sarà, però potrebbe anche essere una cosa da sarà molto tentare. simile a COD, A COD. che ti dà la possibilità sia di comprarli con i punti del gioco, Che sia con i soldi shopparli. veri. Ovviamente con i punti del gioco ci arrivate tra 2 anni a Ecco, comprarne i soldi uno, con veri i soldi veri all'anno. invece ne comprate 15 in 2 secondi. Però Esattamente. dovete aprire la carta di credito di papà, prima la strisci, così davanti c'è il PC, c'è Cominciamo. PC, aprite il lettore DVD, ficcate dentro la scheda e Chiudi. chiudete. Poi il PC si fa. Esplode. Esplode, vai, ti hai rotto il PC! Papà deve dire, minchia, che cazzo, non devi comprarti soltanto Gears of War? Sì, però, papà, ma se mi dice di inserire la carta del computer, io dove la posso mettere? Allora, Stavo dicendo. Ok, il papà sta Qualcuno! costretto. Gear, pure io, God of War. God of War, ma bellissimo. Sappiamo che è Ah, Gear. abbiamo visto il video di God of War, ragazzi. God of War è Kratos. Da non Sì. confondere col cugino Kratos. Lo Stavo Scrotos. Ti finendo. ho rovinato il finale. Sì. Vabbè. Abbiamo visto anche alcuni video. Video, sì, gameplay di God of War. Anche perché multiplayer di God of War non c'è. La trama si svilupperà in un universo parallelo. Non sarà più la mitologia, cos'era? Greca, Greca. romana, sì, greca. Ma bensì norrena, Bravo. quindi nordica, abbiamo detto Germania scandinava, forse più che Germania, anche Beh Germania, non lo so sì, i comunque. paesi del nord Europa. Esattamente.
Abbiamo visto che nel gioco sarà presente il figlio di Kratos, in cui... che è un cretino, perché c'è una parte dove lui prende l'arco con le frecce, c'è il padre che è Kratos, sta sconfiggendo un gigante, tiene il gigante fermo, il figlio deve colpire frecce il gigante, che è gigante, quindi quanto sta stanza praticamente, e Kratos è quanto, sarà più alto di tipo 2 metri, sì, mettiamo che Kratos è 2 metri, ora 2 metri contro sta stanza, il figlio doveva colpire il mostro, il gigante, ma bensì gli conficca la freccia nella spalla a suo padre e tagli, perché poi lui se la toglie e ammazza il gigante. È Kratos, non ho sentito nulla. Sì. Abbiamo detto che è possibile interagire anche col bambino, col ragazzino, dandogli le mazzate. Alla barbona, Kratos. Alla barbona, quindi è molto hipster. Ora non sappiamo se le meccaniche siano uguali, nel senso tipo potenziare le armi con cos'erano, le anime, tipo di, sì, le palle rosse, normalmente che non mi sono espresso male. Però vabbè, abbiamo visto solo che come arma ha usato un'accetta. Un'ascia, che è quella tirata e i pugni. Un altro titolo di cui parleremo e che ci ha particolarmente impressionato, ma già dall'anno scorso. Sì, ha catturato la nostra attenzione. Ha catturato la nostra attenzione. Attenzione. Date buoni. Date buoni perché ha catturato l'attenzione di Nintendo. Quindi, che catturato l'attenzione di Nintendo, dovevo parlarne. Che è Horizon Zero Dawn. Perché ha catturato la nostra attenzione? Perché è un gioco in cui l'ambientazione è una specie di preistoria, no? Una neopreistoria, però nel futuro. Quindi c'è questo mondo in cui c'è una protagonista femminile che si chiama Aloy, che è comunque nella sua tribù, nelle varie tribù, dovranno resistere agli attacchi o comunque alla specie predominante, che sono dei dinosauri meccanici. Quindi possiamo dire che l'uomo si è involuto, sì, mentre il dinosauro si è evoluto in un certo senso, che non è proprio il dinosauro. O comunque sì, l'uomo è rimasto, diciamo, nel normale. E queste specie di dinosauri meccanici, robotici, hanno preso il possesso così della Terra e ora la dominano. È un action? Avventura, azione, sì. Penso che comunque l'obiettivo principale sarà quello di cacciare questi dinosauri. Anche perché ci sono certe scene nel gioco dove lei sta proprio nascosta tra i cespugli e non deve farsi sentire da queste macchine. Sì. E userà le frecce o comunque quello che è. Io non so. Io mi chiedo le frecce contro delle creature. Vabbè, che cazzo di frecce era? Non ho visto. Tipo cose enormi. E quindi sarà molto figo, cioè all'apparenza, quindi perché lo no? Lo compreremo, perché no? Se in di seconda mano scalerà di prezzo. Tipo se arriva a 5,90€. magari. Se arriva a 19,90€ e tu te la pensi, dico, e lo compri, io me la penso di venire a casa tua a giocare. E giocare, ok. E io ti faccio, ogni volta che entri in camera mia ti faccio pagare un bollettino di 50 centesimi. Bastardo, ammazzati. Assoreta. Ciao. Primo titolo sportivo di cui parliamo in questo video, prima e unico penso perché non parliamo di altro, è FIFA 17. Bello. E voi direte, che palla ancora, che cosa cambia? Nugaz. Solo che c'è una modalità nuova, o perlomeno più specificatamente The Journey? Sì, The Journey. Dire tipo più sviluppata, però sì. The Journey. Impersonificheremo un ragazzo. Sì. Creato da noi. Con la passione per il calcio, ovviamente, perché FIFA, altrimenti si sarebbe chiamato NBA o NFL o NHL. Pian piano dovrà farsi strada nel mondo del calcio. Sì. E quindi ci sarà la scelta dei contratti, gli allenatori che lo chiameranno, ti dovrai allenare, dovrai parlare con la famiglia. Abbiamo visto nei video che abbiamo visto, ci sono alcune scene dove lui proprio parla con i genitori per la scelta di un determinato club, comunque lo studio, non lo so. Ora, bisogna vedere se nel gioco ci saranno anche gli allenamenti e tu dovrai andare all'allenamento e giocare con l'allenamento. Probabilmente. Probabilmente. Secondo me, da qualche anno spiegato, comunque fatto capire, è che sarà strutturata in maniera decente e che sarà forse l'inizio di un nuovo tipo di gioco, FIFA, cercando di cambiare quello che è sempre stato, cioè carriera, allenatore, my club, cioè la partita libera. C'era anche la possibilità di giocare con un singolo giocatore creato da te. Ricordo. Però non, e potevi anche fare forse la carriera. Però probabilmente qua è molto meglio. È strutturata molto meglio. E comunque in quelli vecchi tu potevi soltanto cambiare la squadra, proprio come si fa nella modalità carriera normale, che finisci la stagione o a metà stagione c'è il contratto, ti propongono un contratto e tu cambi fine. Bisogna vedere una cosa, perché questo mi è venuto in mente ora. Quando tu fai la modalità The Journey e sei il singolo,
la partita come la vedi? Sempre con la stessa visuale o la vedi con la visuale, non lo so. Diciamo, non lo so. FPS? Terza persona dall'alto, spalle, non lo so, dalle spalle, non lo so. Chi lo sa? Secondo me puoi anche deciderlo. Certo. Ok ragazzi, visto che stiamo registrando da parecchio tempo, circa 25 minuti, abbiamo deciso... Noi è parecchio tempo, quando noi facciamo i vlog. Esattamente, abbiamo deciso di terminare qui una prima parte del video e continuare a parlare di altri giochi in una seconda parte del video. Quindi questo video finisce qui, ma aspettatevi a breve un altro video sempre sull'E3 e altri titoli di cui vi parleremo. Esattamente. Ragazzi, prima di chiudere il video volevo informarvi di una cosa. Nel mio profilo pubblico, cioè Marco Marvin Scafidi, trovate in descrizione. Sì, c'è anche il mio. Sì, ci sono i link, basta cliccare, inviate la richiesta di amicizia in quel profilo. Yes. Avevo postato una foto molto strana. Ok. Che rappresentava un qualcosa. Dicendo che chi fosse riuscito a indovinare che cosa rappresentava quella foto avrebbe comunque vinto. Qui vinto. Avrebbe vinto un saluto. Mamma mia. Manco fosse Barack Obama. Salutiamo il signor ragazzo, non sapevo quanti anni ha. Mirko Comella, 3 ore. Sto dicendo. 3 ore. Ciao Mirko, complimenti, sei stato quello che si è avvicinato di più. Molti altri ci hanno provato. Tipo Cavallucci Marini. Tipo Cavallucci Marini. Un commento a caso, tipo alghe nei piedi. Sotto i piedi, tipo pezzi di cacca. C'erano quasi. Pezzi di cacca l'ho messo di io. Vetro, di legno. Ragazzi, molti hanno detto peli, ok? Però quello che più si è avvicinato è stato Mirko Comella. La risposta erano i peli della faccia. Della tua faccia. Erano i baffi. Da non confondere con la barba o con i peli del culo. Che succede? Siccome ho visto che comunque vi siete divertiti, io mi sono divertito. Vivi non si è divertito perché non ha saputo un cazzo di tutto ciò. L'ho saputo qualche giorno fa guardando io. Ok. Semplicemente metterò randomicamente, non ci sarà una data precisa. Quando mi va di farlo lo faccio. Quando trovo una foto magari particolare e voglio renderla ancora più difficile, la metto. Ci sarà la domanda, ci saranno diversi indovinelli. Che tipo di foto è, che cosa è, che cosa rappresenta. Ok. Ma sia il vincitore che la soluzione verranno svelati nel prossimo video. Cioè ogni volta che ci sarà un indovinello il video che verrà caricato prima possibile sul canale. Ci sarà molto a cazzo di cane. Ma ci avete capito, perché oramai noi ci hanno capito. Secondo me gli inglesi ci hanno capito. Secondo me, io la butto lì. Secondo me noi e chi ci guarda, i nostri fans, ormai abbiamo una lingua tutta nostra. Non è neanche italiano, non è niente, è lingua marviniana ormai. Quindi non più su Facebook ma su YouTube. Semplicissimo. Okay. Ciao ragazzi, ci vediamo alla parte 2 del video. Esattamente, non ve la perdete. Ciao, e un saluto particolare va a Nonna Tecnologica. Ciao.